Ok, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento del cocktail musicale Le Interviste. Con noi in studio quest'oggi abbiamo un'attrice di teatro, attrice protagonista, che tra l'altro domenica 21 maggio alle ore 20 al Teatro Annibale Maria di Francia ci sarà uno spettacolo teatrale. E lei in rappresentanza dell'associazione Chelouk Ensemble Teatrale. Lei si chiama Sabrina Sciabba. Ciao a tutti, ciao Pino, grazie per avermi invitata. Grazie a te per aver accettato il mio invito. Parlaci un po' di questa associazione, di tutto ciò che fa, come è nata l'idea, da chi è nata l'idea di questa associazione? L'idea è nata da quel gruppo di pazzi che ancora continua a fare teatro da ben 15 anni qui a Messina. Siamo tre persone, io, Piero Pino, il nostro presidente, Matilde Perissinotti Bisoni, la nostra regista. Abbiamo costituito questa associazione culturale, abbiamo portato a Messina diversi spettacoli teatrali, nonché adesso abbiamo anche avviato un'attività di formazione laboratoriale, che è il cantiere teatrale Chelouk 2.0, e da 4 anni facciamo anche un laboratorio sperimentale di recitazione. Il teatro è la nostra passione. Perciò, per chi volesse frequentare questi laboratori, cosa deve fare? Il nostro laboratorio teatrale ha sede presso la villa di Mater Vitae, che si trova a Pace. Sì. Noi abbiamo le lezioni tutti i martedì dalle 19.30 alle 21.30. Ah, perciò puoi venire anche nel cocktail musicale qualche sera, stacchi un po' prima. Questo è un invito ufficiale. Parlaci di questo spettacolo che si terrà giorno 21. Bene, giorno 21 ci sarà questa commedia che è Doc. Che si intitola Doc, Disturbi Ossessivo Compulsivi. Sì, che è un titolo che magari può fare paura, ma non è così. Non è ispirato a un film molto famoso spagnolo che è sulla piattaforma Netflix e che si intitola Toc Toc. E che sì, ha avuto un successo al botteghino enorme quando è uscito. È un film un po' particolare perché tratta di questi pazienti che si trovano nella sala d'attesa di uno psicanalista molto famoso. Ognuno di loro ha un tic, una piccola mania, che poi di queste manie soffriamo un po' tutti. Sono sicura che le persone che verranno a vederci alla fine della commedia si riconosceranno sicuramente in qualcuno di questi personaggi. Allora io non verrò. No. Non voglio riconoscermi. No, perché poi alla fine suggeriamo anche una soluzione per poter affrontare queste piccole manie. Comunque tutto è fatto in chiave estremamente ironica, molto sopra le righe. È una commedia provocatoria e sicuramente non è il solito spettacolo. Il pubblico rimarrà stupito sicuramente. Allora è uno spettacolo da vedere? Beh, sicuramente io non potrei dire diversamente. Lo spettacolo è molto divertente, brillante, fa anche riflettere, a tratti è tenero perché porta un po' a confrontarsi con le difficoltà che ognuno di noi ha quando affronta le proprie manie, le proprie ossessioni. E in fondo, se ci riflettiamo bene, forse tramite gli altri possiamo trovare una soluzione ai nostri problemi. Allora, non diciamo nient'altro perché altrimenti non verrebbero, perché se lo sveliamo adesso... No, certo, non posso. Allora, parlaci di qualche altro spettacolo, di qualche altra commedia che avete interpretato e che tra l'altro magari ti è rimasta più nel cuore. Ah, sicuramente è difficile rispondere a questa domanda perché abbiamo fatto tanti lavori con Chelouk. Devo dire che noi abbiamo sempre cercato di portare a Messina un teatro nuovo, delle commedie nuove e lavori che non sono stati fatti da altri. Questa infatti, Doc, è una commedia che qui a Messina, anzi in Sicilia in generale, proprio non è stata portata da nessuno. Perciò la prima È una riproposizione non fedele del film, che si ispira a sua volta alla commedia francese omonima. Per quanto riguarda il lavoro, diciamo l'ultimo, io già comunque penso all'ultimo che abbiamo fatto prima di questo, che è la commedia Inside New York, anche quello un lavoro che abbiamo portato in scena quest'estate di recente a novembre, è una commedia ispirata a un'idea di Woody Allen, un lavoro molto, molto ironico, particolare e spiritoso, è sempre provocatorio, perché questa è un po' la nostra caratteristica.
insomma, sono spettacoli da vedere, a cui assistere veramente. Beh, io spero che ci verrete a vedere, perché poi mi saprete dire anche voi se avrete uno dei nostri doc. Senti una cosa, tu parlavi di tutte queste commedie che avete in scenato. Quanto tempo ti ruba al giorno? Beh, guarda, è impegnativo il Il teatro è impegnativo, però in realtà il tempo che ti ruba, se lo fai veramente con l'animo e con lo spirito, è 24 ore su 24. Perché ti ritrovi comunque sempre a pensare al tuo personaggio, a come puoi renderlo più credibile, a quello che può piacere al pubblico, a come reagirà il pubblico davanti a certe scene. Per cui non si tratta solo delle prove in se stesse, che sono comunque molto impegnative evidentemente, certo, ma si tratta comunque anche un po' di un modus vivendi nostro. Almeno noi lo facciamo principalmente con passione. Se lo fai con passione, ci vivi proprio dentro. Nel ruolo dell'ultima commedia che ci sarà il giorno 21, tu ti immedesimi, ci rivedi realmente? Cioè dovrei dire che sono pazza? Non lo so, no. Questo non lo posso dire. Sì, devo dire che allora il mio ruolo è un ruolo che è un po' particolare, non posso svelare molto, però un po' nel tic del mio personaggio mi riconosco. Un po' mi riconosco, devo dire. Allora devo venire. Però a non posso dire di cosa si tratta, non posso dire qual è la mania che mi caratterizza. Noi non lo diciamo, così lasciamo un po' di suspense per chi verrà a vedere lo spettacolo. Se tu dovessi dare un consiglio a chi si vuole accingere a questa professione, cosa consiglieresti? Beh, io direi che questo è un lavoro che va fatto prima di tutto veramente col cuore e con l'anima, perché l'attore in scena, io lo dico sempre, ha il privilegio di poter provocare nel pubblico che sta a guardare gli spettacoli dei sentimenti, soprattutto delle emozioni. L'attore drammatico suscita delle emozioni magari più intense dal punto di vista emotivo, l'attore comico comunque fa divertire, per cui per me comunque avere una reazione emotiva da parte del pubblico è la soddisfazione e l'esperienza più bella che possa vivere. Va bene, allora noi intanto ti ringraziamo per essere stata con noi e ricordiamo l'appuntamento di domenica 21 maggio al Teatro 20, Annibale. Al Teatro Annibale Maria di Francia. Poi un'altra cosa prima della chiusura, per vedere i vostri lavori avete un sito, sì, oltre la sede, abbiamo, ricordiamolo. Sì, abbiamo il sito www.scelunk.org, la pagina ufficiale su Facebook che è Scelunk Ensemble Teatrale e il profilo Instagram che è Cantiere Scelunk 2.0. Perfetto, siamo stati abbastanza chiari. Noi ti ringraziamo. Grazie a voi. E ti auguriamo un in bocca al lupo grandissimo e spero che tu insieme agli altri possiate fare veramente. Sì, vorrei tanto solamente dire i nomi dei miei compagni, certo, perché certo, ci tengo salutiamo a ringraziare tutti, perché questa è una commedia corale. Insieme a me in scena ci sono Enrico Saglimbeni, Nino Santamaria, Nella Sgroi, Pina D'Andrea, Adriana Malignaggi, Francesca Spampinato. Un ringraziamento speciale alla nostra indomita e indomabile regista Matilde Perissinotti Bisoni. Grazie a voi. Grazie a te per aver rappresentato l'associazione in questo appuntamento che è il cocktail musicale Le Interviste, e noi ringraziamo la produzione, ricordiamo che è una produzione ANS TV. Grazie a tutti, al prossimo appuntamento. Alle prossime.